Ma il convegno del CICAP ci si trova fra amici alla fine. È un po', per me in particolare, ma penso per tanti amici e colleghi, è un po' una boccata d'aria fresca dopo tanti mesi nel corso dell'anno passati a litigare, magari a battibeccare con persone che sono convinte che noi siamo gli alieni di Zeta Reticoli venuti per dominare il mondo, che siamo al soldo di Big Pharma e tutte queste cose. Trovarsi fra amici con i quali si condivide un gergo dove la battuta arriva perché sappiamo tutti e due di cosa stiamo parlando, è rinfrescante. Ed è bello poi vedere anche il pubblico che è dello stesso orientamento e quindi arriva con delle domande originali, creative, che ci stimolano e ci regalano delle opzioni in più per capire meglio come raccontare, poi come indagare meglio. Quindi è divertente alla fine. Il CICAP è, in tre parole, intrigante, entusiasmante e sorprendente. Non ci si può perdere il convegno nazionale del CICAP per una ragione molto semplice, perché è uno dei più bei concentrati di gioia per la scienza e di passione per il racconto e di indagine alla Sherlock Holmes. Quindi se vi piace Sherlock, venite, vi aspettiamo.